Ospite, è il momento di parlare con uno youtuber, suo canale Fuori Rosa TV. Lui parla di primavera, Under 23, Juventus, insomma, 360 gradi di Juve. Allora perché no chiamarlo oggi, visto che ha giocato l'Under 23, la primavera e la prima squadra. Quindi bentornato Roberto Lonforte. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao ragazzi. Roberto, come va dopo la scorpacciata di calcio di ieri, di Juventus di ieri, nel senso che la primavera ha dominato, poteva finire anche 7-0 minimo, e poi l'Under 23 la prima vittoria stagionale e una Juventus che onestamente, a prescindere dal pareggio, domina il Wanda Metropolitano. Ma io sono molto soddisfatto della giornata di ieri calcistica, ovviamente. Certo, se non prendevamo quel gol lì al 91esimo sarebbe stato un tripudio, sarebbe stata la perfezione, diciamo, una giornata da incorniciare. Sì, perché poi c'è, cioè, tutte e tre le partite in trasferta, quindi sarebbero state tre vittorie in stadi molto molto complicati. Sì, lo ricordiamo, la Juventus Under 23 ha vinto 2-1 sul campo dell'Arezzo con le reti di Mota Carvaglio e Luca Clemenza su calci di rigore che hanno ribaltato il vantaggio dei toscani e regalato i primi tre punti alla squadra di Fabio Pecchia su un campo, come diceva Roberto, molto difficile. 4-0 invece, ed è un risultato che comunque fa rumore, della Juventus Primavera di Lamberto Zauli sul campo dell'Atletico Madrid con le reti di Nicolo Fagioli su calcio di rigore, di Amadà e poi la doppietta di un Pablo Moreno che sembra ritornato sui livelli dell'inizio della scorsa stagione, poi si è un po' andato nel dimenticatoio anche per un problema fisico molto fastidioso, uno strappo alla coscia che spesso dà fastidio, e poi vabbè, il Wanda Metropolitano lo sappiamo tutti. Della gara della primavera, Roberto, che cosa ti è piaciuto? E se c'è un giocatore che più degli altri tu pensi che in questa stagione possa esplodere? Ma allora, a me intanto è piaciuta moltissimo il carisma di questa squadra che ha avuto ieri a Madrid. Molte volte siamo entrati in Youth League con la paura e con le gambe che tremavano, e ieri invece ho visto una squadra che è arrivata sfacciata. Come hai detto tu, Moreno sicuramente è entrato e ha fatto sfracciare, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, un giocatore che ti fa innamorare per il tocco di palla che ha, e che secondo me è limitato l'anno scorso non solo per i problemi fisici ma anche per il fatto che parliamo che l'anno scorso era un under 17 Moreno, quindi sì. Adesso chiaramente ha un anno in più di esperienza. In realtà è difficile trovare uno che non mi sia piaciuto ieri, perché ieri la primavera ha fatto una partita perfetta, però io vado controcorrente, se devo scegliere il migliore io lo do a Dragusin, che ha fatto una partita difensiva perfetta. Non ha successo nulla agli attaccanti. E fai arrossire Simone perché è suo pupillo. Ma ed è già la seconda, perché tutti si aspettavano e si aspettano giustamente Paolo Gozzi, che lo scorso anno ha anche esordito in prima squadra. Però in queste due partite Radu Dragusin ha nettamente strappato le palme di migliore in campo, quantomeno nella fase difensiva, ma comunque anche a livello generale, perché ha una capacità di guida e di leadership incredibile e di concentrazione. Lo dicevo ieri proprio qui nel corso di terzo tempo, sta sempre concentrato, ed un giocatore giovane è veramente difficile da trovare questa capacità. Abbiamo parlato della primavera, sulla prima squadra so che Camillo ha una piccola curiosità da chiederti, e quindi do un po' di spazio anche al mio fido compagno. Assolutamente sì. Roberto, volevo sapere, al fine della partita, la partita della Juventus l'ha giocata molto bene. Lo scorso anno stesso campo, è vero, le squadre sono un po' cambiate, però comunque al Wanda Metropolitana la Juventus non fa neanche un tiro in porta. Questo era un segnale brutto secondo me. Ieri non solo andiamo a dominare, ma ieri subito una rimonta, mi aspettavo 5 minuti lunghissimi per quanto riguarda il recupero, e invece no, la Juventus tira, se non sbaglio, due volte verso la porta di Oblak e sfiora il gol con l'azione straordinaria di Ronaldo. Quindi voleva vincere fino alla fine nonostante la rimonta. Questo è il carattere da squadra vincente, cosa ti pare? Sì, sì, assolutamente. E tu giustamente hai detto dell'anno scorso, io ti aggiungo che la Juve con l'Atletico Madrid ha giocato in tutti i campi dell'Atletico Madrid, al Metropolitano, ha giocato al Calderon, ha giocato al Wanda Metropolitano e non ha mai vinto in casa loro. L'unica volta che abbiamo vinto in casa dell'Atletico Madrid in una Coppa delle Fiere era al Bernabeu, si è giocato al Bernabeu.
quindi non abbiamo mai vinto in casa dell'Atletico Madrid, negli stadi dell'Atletico Madrid, quindi non è che è proprio una trasferta comoda come volevano magari far passare gli anti-J. Però devo dire, a me ieri la Juve è piaciuta tantissimo, il carattere di questa squadra è evidente, l'unica cosa che ho detto anche nel mio video è che dobbiamo sistemare un po' la questione delle palle inattive, perché è un peccato aver pareggiato questa partita che secondo me meritava di vincerla. E quando dico sistemare le palle inattive mi riferisco a tutto il reparto, cioè al modo di marcare, ma anche a Szczęsny, che secondo me sul primo gol è il maggior colpevole del primo gol, appunto. Sì, anch'io l'ho detto. Roberto Loforte, Fuori Rosa TV, lo ricordo, ho visto, sto guardando sul tuo canale YouTube, che tra l'altro chi ci segue in streaming su radiobianconera.com può vedere anche le nostre spalle, che il titolo del tuo video su ieri sera è Atletico Madrid-Juventus 2-2, marcare a uomo no? Ecco, spiegacelo. In realtà io non è che sono contro la difesa zona, anzi secondo me ha dei grandi vantaggi, come ha detto anche ieri Sarri, cioè che se tu marchi a uomo c'è più pressione e con le telecamere una cosa e quell'altra, trattenute qua rischi di regalare rigori agli avversari. Però io credo che questa difesa sia troppo abituata a giocare a uomo e soprattutto in questo avvio di stagione secondo me era meglio marcare a uomo. Cioè, secondo me la difesa a zona nei calci piazzati va bene fino a un certo punto. Io sono molto più per le marcature a uomo. Però cioè, il gol che hai preso ieri, non so se a uomo, se marcavi a uomo, se l'avresti presi, ecco. Però quello che voglio dirti io, Roberto, facciamo un'analisi completa, no? Il gol di ieri, secondo me, è anche bravura di Herrera, ma a quel punto lì sfrutta anche la bravura di Jimenez, perché sono in due su quella palla e quindi, sai, fanno quasi un blocco involontario, ma il difensore lì non può fare niente sulla zona. L'errore grave sul 2-1, perché è una palla lentissima dove la difesa è impreparata e a quel punto Danilo è vittima sacrificale, nel senso che lo sovrasta Jimenez in velocità. Ma l'errore è di Szczęsny, perché se guardiamo le immagini, se avete modo di riguardare le immagini, lui fa come uscire per la prima palla, poi rientra in porta, a quel punto è tagliato fuori dalla sponda di Jimenez e poi viene il gol. E questo è un discorso che è il portiere che in quei casi lì deve dare sicurezza. E vado o non vado di Szczęsny, ha tagliato un po' le gambe alla squadra che comunque era messa male sulla linea iniziale. Sì, 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 ma infatti Szczęsny lì, come ho detto prima, è il principale colpevole su quel gol lì. Tra l'altro è un gol che ricorda moltissimo quello che segnarono le women in finale di Coppa Italia col Parma. Cioè, e lì tutti demo la colpa al portiere della Fiorentina, perché usciva, non usciva. E quindi questo è un gol che mi ha un po' ricordato quello lì. Lì proprio Szczęsny è stato troppo insicuro, esco, non esco, fatto il passettino. È chiaro che poi il portiere, la sicurezza del portiere deve essere o esco o non esco. Sì. Cioè, se esco e poi non esco, la difesa non ci capisce nulla. Sì, c'è da dire che sono veramente, io non riesco in questi casi però a dare cioè dire malissimo. E a velocità normale non è facile, bisogna anche migliorare sulla linea. Ecco, noi in questo momento, sia col Napoli che con l'Atletico Madrid, in queste punizioni dalla tre quarti, la linea difensiva è messa non benissimo. Peccato, perché nel primo tempo in una posizione simile avevano tenuto la difesa molto alta e a quel punto non era successo niente. Bisognerà crescere, ma sono convinto che Sarri migliorerà, anche perché, parliamoci chiaro, il Napoli era una squadra di piccoletti, non subiva mai gol di testa, quindi abbiamo fiducia nel nostro allenatore. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, chiaro. Chiaro che rode un po' aver pareggiato così, però ragazzi, cioè pareggiare a Madrid infatti, dai. Dominando, cioè, secondo me questo è un buon risultato. Diciamo che il classico risultato è che prima della partita metti la firma, a metà partita dici me lo tengo, togli il cognome, a fine partita ti dà fastidio, eh. A metà partita togli il cognome dalla firma e poi a fine partita dici ma forse meglio toglierlo tutto. Roberto, è stato un piacere. Grazie sempre. Roberto, grazie mille ragazzi, grazie, ci risentiremo sicuramente, buona giornata. Ringraziamo allora Roberto Loforte del canale YouTube Fuori Rosa TV, che potete andare ovviamente a cercare, seguire tutti i suoi video. Ci sono arrivati tanti messaggi.